Ciao a tutti, oggi siamo qui nel nostro salotto con gli Scarlett, ma io avrei una curiosità, penso chiunque ci stia ascoltando, perché Scarlett? Quindi da dove avete preso ispirazione per creare questo nome? Beh, sostanzialmente Scarlett deriva dal nome Scarlett, che sarebbe il colore rosso scarlatto, solo che al posto della T finale la D. Quindi questo neologismo ci suggeriva un po' questa associazione della cicatrice, scar e led, la luce, quindi in primis il nome era molto suggestivo, ci piaceva, in secondo luogo richiamava un po' questo simbolo di luce, cicatrice, mettere in luce le cicatrici, ci sembrava una interpretazione interessante da poter suggerire. Interessante, infatti. Vi ricordate più o meno il momento in cui avete deciso questo nome, chi l'ha deciso, chi ha lanciato l'idea di te? Oddio, eravamo in un pub a Mogliano. L'idea è stata tua. Come e era notte sì. Fonda dopo un po'. Era tardino. Ecco. Però di base il fatto che suonava bene. Cioè tutta la retorica è venuta dopo. Ok. All'inizio mi ha detto cazzo suona bene. Volevamo chiamarci Scarlett, ma esisteva già un gruppo. Infatti. E quindi avete trovato. Ok. Ma un'altra curiosità, la vostra estetica musicale, no, invece? Da dove ha preso ispirazione? Bah, estetica musicale è alla fin fine una miscellanea, una mesciappata delle cose. Una mesciappata delle cose che ci piacciono, che ci gasano, quindi c'è del rock, c'è del pop, c'è della dance, c'è della psichedelia. E boh, ci abbiamo buttato dentro un po' tutto quanto, le nostre influenze, eccetera. Tutta la musica che ascoltavate comunque prima di essere. Sì, beh, ovvio. Sì. Quindi abbiamo messo tutto e butterfly. Sono venuti fuori di Scarlett. Bello, le cose più multidimensionali sono le migliori secondo me. Ma avete un progetto originale anche, ne avete parecchi, poi parleremo dei progetti futuri, però avete appunto ideato un progetto, realizzato un progetto originale, no? Che poi ha avuto origine da un vostro inedito, Factory. Sì, è venuto all'inizio del 2020 quando abbiamo pubblicato questa canzone Factory e il video è nato intorno a un'idea particolare, un po' distopica. E da quest'idea è nato praticamente un video più lungo, un vero e proprio cortometraggio da cui abbiamo estratto 15 minuti di tempo. Lo potete trovare anche su CDTV e insomma, se avete voglia di guardarlo, dategli un'occhiata. Super originale. Ora non vogliamo spoilerare il contenuto, però più o meno un accenno questo. Si ispira molto a un certo tipo di film anni 80, distopici, molto dark. E c'è anche una scena di sesso. Molto lunga. Molto lunga e esplicitissima. Però io ragazzi, te lo spoileriamo, è la scena più bella. Vabbè, non abbiamo detto a che minuto, quindi uno con attrici professioniste. Adesso si aspettano. Vabbè, l'effetto sorpresa comunque sarà l'effetto sonoro, quindi quello non l'abbiamo spoilerato perché si può riprodurre ora. Però tu hai una voce perché tu sei il cantante, hai una voce particolare. Chi l'ha detto? Chi energia, lo so. E hai una voce particolare, molto bassa, sei un basso baritono? Sono un basso baritono, sì. Ok. Diciamo che col progetto nostro, insomma, non uso totalmente la... Potrebbe essere uno dei progetti futuri, non ve la lancio qua. Potrebbe essere uno dei progetti futuri, tanto me sciaffate tutto, quindi quello che vi piace ovviamente. Quindi ci fai sentire un infrasuono. Un infrasuono, che sarebbe? Un do. Fantastico. Ho da obiettare gli infrasuoni, non sono udibili, quindi... Allora un... Fantastico. Dai, era una trappola. Sotto la soglia dell'udibile. Ma avete vinto dei premi? Adesso. Sì, il corto appunto, il corto che si chiama The Wave ha vinto dei premi, in particolare ha vinto, girato da Francesco Gozzo, ha vinto un premio che per... Che regista? Francesco Gozzo? Sì. Ah, lo conosci? In particolare, Vicino di casa. Quasi come se fossi qua, talmente... Quasi, è vero. Ciao Francesco! Salutiamo Francesco, ciao Fra! E praticamente un premio alla fotografia e al miglior sci-fi. Al Carlo Film Festival del 2022. Ragazzi, io dico che siete partiti bene, mi sembra, no? Direi di sì. E a breve, 7 aprile, uscirà il vostro album, primo album, e si chiama Kintsugi. Kintsugi. Kintsugi, un'altra ispirazione. Perché Kintsugi?
Ma diciamo, io sono molto appassionato di tutta la cultura giapponese, quindi quando ho sostanzialmente un po' studiato anche alcune pratiche antiche legate anche allo zen e varie discipline, mi lo chiede perché io sa che lo tormento con queste tematiche. Sei d'accordo con questo titolo? No, ma il titolo è molto bello. Il titolo è molto bello. È lui che è abbastanza... No, è divertente la passione per il mondo nipponico che ha Piero. Ecco, ma questa volta ho avuto una buona idea. In un'altra chiacchierata ne parleremo, perché secondo me è da approfondire. Sì, dalla sorrisa di sostanzialmente mi piaceva il fatto che comunque questa pratica del Kintsugi, che è molto antica, appunto non so l'anno, ma credo dopo il 1400, comunque insomma secoli fa, nasceva sostanzialmente dal fatto di riparare anche delle tazzine da tè, comunque delle ceramiche che erano state rotte, con una lacca particolare che poi veniva rincollata e sostanzialmente anche con la polvere dorata passata attraverso queste spaccature che venivano a formarsi, queste cicatrici, no? E c'era una forte simbologia anche col nostro nome, il fatto di mettere in luce le cicatrici, come ti accennavo prima, chiave. Scarlet Kintsugi. Ci sembrava una cosa interessante da mettere assieme. E questa è l'idea che c'è dietro o c'è qualcos'altro? Sì, questa è l'idea di base. Sì, da questa idea infatti è nata un po' tutta la tematica dell'album, nel senso che non è un vero e proprio concept album, nel senso che non c'è proprio un tema unico come tutto l'album, però un po' gira attorno, tutte le canzoni girano attorno a un tema che è quello un po' dell'esplorazione interiore, nell'andare in profondità e del valorizzare quelli che possono essere appunto le cicatrici, cioè i traumi, le cose che ti hanno fatto soffrire, e perché sono ciò che ti forma, sono ciò che ti rende migliore, si spera. Non potevate avere idea di questo progetto nel periodo storico migliore, credo, perché dopo il Covid... Sicuramente, comunque... infatti, è stato anche un po'... Ha influito, indirettamente, assolutamente, perché le persone hanno iniziato a avere un maggiore contatto con se stesse, quindi capire dalle cicatrici cosa ne deriva e come poter poi uscire fuori, no? Avete anche degli elementi esoterici dell'Egitto, riprendete un po' ispirazione da questi elementi, più un'estetica retrowave, quindi sempre questo mashup continuo, non si capisce niente, spiegateci. Mi domando della copertina del disco. Certo, ah, okay. Disco. No, perché... Volevo vedere se eri preparato. Grazie. No, allora, copertina del disco c'è questa sfinge, proto-sfinge, pseudo-sfinge, come la definiamo? Una chimera, una sfinge chimera. Con dei tratti femminili accentuati. Femminili. E no, questa sfinge dovrebbe fungere idealmente da guardiano tra una dimensione esteriore e una dimensione interiore. No. Quindi per... Sempre molto introspettive. No, è che ci piacciono i gatti. Ah, no, è sì. Che dobbiamo bilanciare la cazzonaggine con dei temi impegnati. E quindi uno, per poter passare da una dimensione all'altra, deve un po' passare attraverso la sfinge. Mettiamola così. Poi ci abbiamo dato una botta di retrowave, di colori fluo, perché se non sembrava troppo impegnato. No. Io dico perché no. Perché no? Infatti, ma la figata, bellissima. L'arte è questo, no? La follia, creatività, altrimenti non sarebbe arte. E i progetti futuri che avete, ragazzi, quindi, perché vedo che siete abbastanza ambiziosi, quindi giusto così? Ma diciamo, questo anno uscirà il 7 aprile. Prima cosa è buttare fuori sto disco. Infatti, il 7 aprile, però dato che è imminente la data, esatto. Penso che subito dopo... Ci lavoriamo da molto, quindi insomma sicuramente la voglia di portarlo anche dal vivo, appunto l'album uscirà il 7 aprile, come accennavamo, e il 6 aprile abbiamo un po' la data zero. E porteremo insomma dal vivo il disco nella sua interezza e proporremo anche i vecchi brani che abbiamo pubblicato negli anni precedenti. Speriamo insomma possa piacervi. Direi che mi avete quasi convinto, quindi io inizierò a seguirvi e vorrei conoscere tutti i vostri canali. Beh, ci trovate su Instagram, su Facebook. Instagram è Scarlet Band. Su Instagram, su Facebook sarà intervenuta un secondo momento, yes. Intanto lasciamo su Facebook Scarlet, su okay. YouTube, dove potete trovare i nostri video, e Spotify senza trattini, asterischi, stelline, Scarlet Band, tutto attaccato. Su YouTube anche Scarlet e basta. Perfetto. Trovate su Spotify, ovviamente su tutte le piattaforme di streaming musicale, su Bandcamp, su CD TV, se c'è questo corto, basta, quanto ce n'è. Quindi, possiamo essere ovunque, insomma.
Infatti ci manca TikTok. Ci manca TikTok, ci manca OnlyFans, ci mancano le basi. Io voglio che li crei tu, sì. I video TikTok. Sì, sì, ma abbiamo già un ampio repertorio. Milo ha già un profilo OnlyFans. Parliamo in mutande, che pubblicheremo. Yes. Appena SIAE e Meta si metteranno d'accordo, metteremo i video in cui balliamo in mutande le canzoni di Scarlett. Beh, ma su TikTok ci possono essere cose un po'. Sì, cose un po' osè, eh? Non è. Sì. Non è. Vabbè, ragazzi, basta, stiamo degenerando, quindi io mando un saluto a tutti. E 7 aprile il nuovo album degli Scarlett.